оплатила экскурсию. Казалось, что я уже потеряла 3 часа, уже начала с первой экскурсии. И вот мы сейчас, я заплатила, там пропустила немножко часть, которую они там рассказывали историческую. Ну зачем нам это надо? И мы идем сейчас подземелье идем. Идем подземелье идем. Прикиньте, идем подземелье. Видите, какие стены. Вообще, это можно потом все будет. Офигеть. Видите, какая прелесть, да? Смотрите. Офигеть. Смотрите, что здесь вообще творится. Это мы потом все снимем, ребятушки. Это просто пипец. Поглядите. И внутри арок дырки. Ребятушки, как это все держится вообще? Каким способом? Ребятушки, это все. Это просто пипец. Посмотрите, как сделано красиво. Смотрите, скелетик. Видите, скелетик. Скелетик, видите? Какого-то блогера. Офигеть. Ребята, потом все посмотрим. Идем. Это все можно будет потом обойти. Она сказала. Ой-ой-ой, это просто сегодня вообще супер. Скажи. Attenzione ai gradini in fondo a destra. Скелетика. Allora, qui siamo nel cuore del castello. Sparsi un po' a destra e a manca, vedete diversi disegni che risalgono a diverse epoche, che però vi mostrano molto bene, non fatte a mattoncino Lego, ma diciamo in versione un po' più fedele, come doveva essere l'aspetto del castello. Allora, qui ci troviamo in una parte che non è ben definita, perché esattamente dietro a queste mura, noi siamo scesi dalla parte alta attraverso queste scale, esattamente dall'altro lato del muro delle scale si apre in realtà una sorta di tunnel che era già il ponte del castello, quindi il ponte dovete immaginarvelo su questo lato, si faceva questo salto, quindi verso la sponda Bergamasca. Потушка, она говорит, что вот эта вот часть, она еще не обозначена. Ни одного документа, ребятушки. Rimaniamo nel limbo. Potrebbe essere che ci fosse un secondo livello coperto, come potrebbe essere che in realtà il tunnel finisse quando finiva il castello, quindi senza proseguire effettivamente oltre il fiume Adda. Da qua invece scendiamo verso i sotterranei. Vi chiedo di fare molta attenzione quando scendiamo, soprattutto i gradini, perché adesso è un po' che non è piovuto, però ogni tanto trovate tutto bagnato. Quindi fate attenzione a non scivolare e ci vediamo giù. Prego. Офигеть.
non c'è nessun documento, come che... Fichi, ci sono stalactiti, guarda. Ti prendi tutto, no? Ti prendi. Guarda, ma... Я тушки то все. Как интересно. Еще вниз. Еще вниз идем. Киньте. Прикиньте. Хотите, захотели подземелье, получите. И тут там, знаете, окошко еще есть. Вода, вода, вода. Вода. Вау! О, вот это да! О, какой класс! Офигеть! Смотрите, смотрите, где мы на... Ой, вот так! Аква! Мама мия! Какая паура! Пятушки, это вообще. Это что? Это где мы? Посмотрите, еще здесь, посмотрите. Еле-еле хожу, тут мягко. Посмотрите. Просто это вообще, посмотрите, как это. Здесь, подожди, я сейчас. Это вообще bellissimo. Allora, qua ci troviamo proprio nel cuore del castello di Trezzo, i sotterranei. I sotterranei sono dei luoghi che, come vedete, non hanno in realtà una funzione sicura e precisa. Ci sono diverse ipotesi di utilizzo di questi ambienti. Alcuni sostengono che fossero le prigioni del castello, altri che fossero i luoghi dove i soldati di rango inferiore vivevano, altri ancora che erano dei magazzini dove potevano stoccare il materiale. Sì, sì. Sono tre ipotesi, tutte e tre valide e anche tutte e tre errate, nel senso che magazzino l'unico punto di accesso è quello che abbiamo usato noi, quindi immaginate di trasportare magari. Vada, padre, prima di venire qui. A tutto, sapete. Prigioni, come vi ho detto, le finestre che non sono facili di fuga. Zone per alloggiare i soldati. Il pavimento che vedete è autocentrato. Vada, capo. Vedete? Non ci sono camini, quindi immaginatevi in inverno. Capo, vada. Era un supplizio. Comunque, scegliete quello che vi piace più. Chiaramente ci sono anche tutta una serie di leggende sul nostro castello, i sotterranei sono proprio il top. Смотрите, вода капает просто вообще. Di qua però c'è una porticina piccola, non è possibile accedere comunque per Covid, perché è veramente una stanza microscopica. Rispetto a queste piume che sono molto grandi, lì la leggenda vuole che fosse la sala della tortura del castello e che dopo cosa faceva? Il pesce gatto, come coppa di la tortura della buccia, che era una tortura che era stata importata da Marco Polo dall'Oriente e qua funzionava benissimo. Il pesce già era naturale. In cosa consisteva? Il condannato veniva legato con le mani sulla schiena, veniva immobilizzata la testa, veniva ragazzo a zero e veniva messo sotto una buccia. La goccia cadendo sempre nello stesso punto finiva per perforare il cranio del condannato e calma. Io non ti puoi molto spesso morivano prima, perché e poi non gli accorgo, non riesco a cingare. Questa tortura probabilmente ha dettato anche il nome popolare di queste zone, che non vengono chiamate sotterranei, ma case matte.
sta probabilmente un'origine antica del suo figlio, ci sta prima. Колеса сидели, колеса какие-то. И все время кирпич. Ребятушки, кирпич. Se guardate qua e là dove ci sono le gocce, sì, ci sono proprio dei buchi. Guarda, se ti sposti un secondo, ecco. Questi qua sono buchi, ma questa non è terra. Cioè qua c'è fatto. La goccia cadendo sempre nello stesso punto ha completamente eroso tra piedi. Дырки тут. Дырки вообще везде. Вау. Офигеть. Такого я еще не видела. Это просто. Офигеть. И если эта масса cade sotto, ci cade sotto, se no. Non ce la accorgiamo neanche. Subito morire di colpo. La morte in diretta sarà. No, allora come vedete, vabbè, a parte che c'è tutta una serie di reti in posizione di lavoro, sì. Per evitare. Ma per secoli si chiama ferro. E poi se guardate, questo è un aspetto curioso dei sotterranei, in realtà non sono stati costruiti dall'uomo al 100%, ma sono stati utilizzati sfruttando delle rocce naturali. Ребятушки, вода вообще капает просто. Просто это все. Это... Ребятушки, это капало воду. Ребятушки, это капало воду. Это просто. Это просто. Посмотрите, как сделано, да. Она говорит, что это натура сделана. Многое. E come hanno trasportato mattone qui? Una domanda così. Смотрите, свет есть, посмотрите, сетка, видите? Сетка здесь, вот над нами вот такая масса, видите? Видите? Посмотрите, сколько ты. Видите? Сейчас скажите, опять что-то летает. Живности. Это отсвечивает дырочки. Вот эти дырки. Интересно, она сама ведь верит, что говорит, ребятушка, это просто. Понимаете? Как, она говорит, всего один вход сюда, а как они вообще построили вот это все кирпичную стену, как они все это выложили, да? Видите, все, еще красиво, еще выложили. Это просто, ребятушки, сегодня у меня вообще супер день. Это не живность, это там что-то такое, там, это вода там. Ребятушки, здесь очень много воды. Посмотрите. Дракончики, да, наши, показывают нам, что. Видите? Видите, как все тут. Посмотрите. Офигеть. Ребятушки, мы ниже воды находимся сейчас. Покиньте. Punto dove sversare terra di porto e quant'altro, quindi l'hanno completamente costruito. L'altro pozzo che invece nella piazza d'armi, poi se volete potete andare in piazza d'armi così lo vedete, quello invece è ancora perfettamente funzionante e pesca l'acqua dalla falda acquifera di Trenzo ed è potabile. Il pozzo è un po' il protagonista anche di leggende che riguardano Bernabò Visconti. Bernabò Visconti, signor di Milano, tutti lo hanno sempre dipinto come una persona terribile, cattivissima, super crudele,
in parte ha ragione e in parte enfatizzato, diciamo, dalla nipote, perché ha reazione di scontro, che per riuscire ad ottenere il potere aveva dovuto mettere in giro anche dicerie nei confronti dello zio. Fatto sta che la leggenda vuole che Bernardo Visconti fosse un grandissimo amante della caccia. Aveva una muta di cani sterminata, non so se conoscete questa casa a era un palazzo realizzato da Bernardo Visconti dove alloggiavano tutti i suoi cani. Calican, casa dei cani. E lui, oltre ad essere un grandissimo amante dei cani e della caccia, aveva un'altra passione, le belle donne, soprattutto le tressesi, proprio a Ugo. Lui era di Milano, giustamente, ma fatto storico, veniva a fare le vacanze lui qui al castello di Treccio, la moglie al castello di Cassano, quindi faceva una vita separata, e la leggenda voleva che quando lui veniva a Treccio si imbambiva di tutte le bellezze locali. E molto spesso queste bellezze diventavano ingombranti, perché poi magari tornava la moglie così all'improvviso e in qualche modo doveva riuscire a nascondere la cosa. Quindi la leggenda vuole che lui facesse realizzare sopra questo pozzo una sorta di passerella dove chiedeva alla ragazza del momento di ballare per lui. Quando lui si stufava di vederla ballare, azionava un meccanismo che faceva aprire una botola e la ragazza volava giù nel pozzo. I più crudeli sostengono fino alla morte che attorno alla circonferenza interna del pozzo ci fossero tutte delle lame, proprio per essere sicuri al 100% che la poveretta non la risuscitasse magicamente. Lame noi non ne abbiamo mai trovate, però la leggenda è questa. Le esiti ossei sì. Neanche, perché non sono state fatte analisi, non sono state proprio fatte nessun tipo di indagini. Però c'è da dire che quando il nostro castello viene aperto ai Ghost Hunter, sono dei ricercatori del paranormale che vengono qua spesso, sovente, soprattutto di notte a fare delle indagini. Che abitano il mio palazzo. E vivono al mio palazzo, Colonia Monzese. E la moglie e il marito, che sono pazze veramente. Ecco. Le conosco. Cioè. E quando vengono qua a fare delle indagini, a loro detta, qui dove c'è il pozzo e sopra sulla sommità della torre, sembra di essere in Piazza Duomo usato dei saldi. Esatto. Cioè, proprio presente come se non ci fosse un domani. Questo che ha scritto. Sì, ma la pastruina mi schifficiava, per sentirsi cadde le cuore dei giudici. Cioè, come notte, io dico sempre, poi mai per una volta conoscere. Ma chi che poteva costruire una cosa così? Sì. Ma queste non sono umani che hanno costruito, ragazzi. Cioè. Ma посмотрите, что это? Это куда идет вообще? Ma quanto alto? Scusami. C'è 40 metri? Qua, però si viene sempre a luci. Eh sì. Io ce l'ho. Ragazzi, у меня есть, подождите. Comunque, eravamo anche in compagnia. Так, сейчас я буду продолжать.